Amici, mi trovo in uno dei posti più incantevoli e spettacolari della città eterna. Sono sulle pendici del Colle Aventino, dove sorge il Roseto Comunale. Da qui si può godere di una vista unica che spazia dal Circo Massimo al Colle Palatino, al campanile di Santa Maria di Cosmedin, alla cupola della Sinagoga, al Vittoriano, fino all'Osservatorio Astronomico di Monte Mario. Nell'anno 1645 l'area di proprietà della comunità ebraica divenne l'orto degli ebrei, con annesso piccolo cimitero della comunità. Nel 1950 il Comune di Roma, con l'accordo della comunità ebraica, decise di ricreare il roseto andato distrutto a Colle Oppio durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio qui in questo spazio. Il progetto affidato all'architetto Angelo Di Castro ha previsto la divisione dell'area a forma di menorah, il candelabro a sette bracci, simbolo dell'ebraismo. Il roseto ospita attualmente 1200 specie di rose provenienti da ogni angolo della terra, divise tra rose botaniche, antiche e moderne. Presenti anche alcune specie primordiali, risalenti, pensate, a 40 milioni di anni fa, molto rare, preziose e poco conosciute. Non è un caso che gli esperti di botanica abbiano definito il Roseto di Roma come il giardino più affascinante, profumato e romantico del mondo. E se vi è piaciuto, amici, lasciate un like e seguitemi se volete nella prossima pagina della mia antologia.